Ed eccoci qua, bentornati alle Fonti Closing Bell. Siamo in compagnia di Fabio Scacciavilani, economista asset manager. Ovviamente ha lavorato anche al Fondo Monetario Internazionale a Washington, al Banca Centrale Europea a Francoforte. È la persona più adatta in questo istante, nel mentre tanto c'è l'audizione di Powell. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio alla redazione e a chi ci sta ascoltando. Grazie per l'invito. Allora, intanto è una domanda semplicissima, perché ovviamente la notizia di questi giorni sono i rendimenti e non solo i timori legati a possibili pressioni inflazionistiche al rialzo. Può perdurare questo mercato ovviamente toro, considerando i rendimenti dei treasuries e non solo anche le pressioni inflazionistiche? Io credo che il mercato stia venendo a patti con la realtà dopo un anno in cui la realtà è stata completamente ignorata, ma anche per effetto delle politiche ultra espansive della Fed e dell'assicurazione sostanziale che la Fed sarebbe intervenuta per prevenire qualsiasi calo in borsa. Ora, tutto questo castello di carte, gli stimoli, la politica ultra espansiva Fed e l'idea che si possa inondare l'economia di sussidi e di liquidità poggia su una assunzione sbagliata, cioè che l'inflazione non esiste, che non ci sono vincoli di bilancio, che sostanzialmente si possa continuare a botte di stimoli. E invece a un certo punto, per quanto l'economia possa lasciare dei margini di manovra nelle pressioni inflazionistiche, a un certo punto la rottura arriva. E questo stimolo di 1,9 trilioni abbinata all'aumento dei salari minimi sono dei campanelli d'allarme che il mercato non può ignorare, cioè che l'inflazione rimanga bassa in eterno è una illusione, quindi è partita l'onda d'urto dai mercati obbligazionari e soprattutto dal mercato dei titoli pubblici americani, e questa ondata adesso si sta riversando anche sull'azionariato, perché si è capito che il limite di queste politiche fiscali e monetarie iper espansive sono arrivate al capolinea. Ecco, una cosa molto interessante, si parla di taper tantrum negli ultimi giorni, ecco, in una maniera davvero forse esagerata, ovviamente giusto per specificare per chi ci segue che il termine taper tantrum è legato a tutto ciò che è accaduto nel 2013 negli Stati Uniti, ovvero il rialzo forte dei rendimenti dei treasuries a causa del tapering della Fed, ovviamente a causa delle politiche monetarie della Fed. Visto i livelli attuali, andiamo a vederli in questo istante, il decennale ad 1,34, il trentennale a 2,17, sono ragionevoli queste preoccupazioni o meno? No, sono molto, come dire, sono giustificate. L'aspetto paradossale è che queste preoccupazioni si siano manifestate con estremo ritardo. Cioè, quello che sta succedendo è analogo al fenomeno che diciamo così, investe il drogato in crisi di astinenza. I mercati sono stati drogati per anni con iniezioni di liquidità e appena c'è il sentore che queste iniezioni di liquidità possano, non dico fermarsi, ma addirittura semplicemente attenuarsi, c'è la reazione del drogato, del mercato drogato, simile a quella del drug junkie. Quindi il punto è che normalizzare queste politiche estremamente accomodanti che
in realtà non sono degli ultimi anni, ma sono dell'ultimo decennio e anche e oltre, non sarà facile e purtroppo potrebbe avvenire nel momento peggiore, cioè nel momento in cui si cerca di superare la recessione indotta dalla pandemia e governo e banca centrale si trovano a corto di munizioni, perché queste munizioni le hanno già esaurite nei momenti in cui l'economia tirava, e di questo in parte è responsabile anche Trump, perché sulla politica fiscale è stato estremamente irresponsabile. E ora ci troviamo di fronte a un presidente che è prigioniero dell'ala sinistra del Partito Democratico, che crede sostanzialmente alla MMT, cioè alla stampa di moneta all'infinito per creare una ricchezza fasulla. Finalmente, devo dire, il mercato ha introiettato la realtà e ha capito che la fine del gioco è vicina. Ecco, intanto vorrei ribadire alcune dichiarazioni di Powell: la ripresa economica degli Stati Uniti rimane irregolare e siamo lontani dalla ripresa completa, ci vorrà un po' di tempo prima che la Fed consideri il cambiamento delle politiche che ha adottato per aiutare il paese a tornare alla piena occupazione. E non solo, la Fed è tuttora lontana dai propri target di inflazione, che ovviamente rimangono al 2, poco sotto o moderatamente sopra il 2%. Ecco, vorrei toccare anche un altro punto, che è il punto del target di inflazione. A questo punto è credibile? E B, sono anche qua, hanno senso queste preoccupazioni di un spike possibile, soprattutto se venisse approvato il pacchetto Biden, o no? Ma dobbiamo essere un po' più precisi, in particolare il target di inflazione non è il 2% puntuale, è, come ha specificato la Fed la scorsa estate, un 2% in media, però non è dato sapere la media su quanti anni, e non è dato sapere cosa succede se, per esempio, in un particolare periodo questa inflazione va al 4%, se viene considerato un livello accettabile per, non so, 1, 2, 3 anni, visto che se si facesse una media su 10 anni, il target medio verrebbe rispettato. Insomma, quello che sto cercando di dire è che c'è una indeterminatezza del target di politica monetaria della Fed, e questa voluta ambiguità che i mercati hanno tollerato perché durante l'emergenza della pandemia ognuno ha fatto finta di non vedere. E adesso i mercati si stanno cominciando a rendere conto che questo tipo di politica monetaria estremamente discrezionale, senza un target vero e che insegue le parole d'ordine, gli slogan politici, porterà a diciamo un disastro economico, o rischia di portare a un disastro economico. Che l'economia ancora non sia nelle condizioni ottimali è un'ovvietà. Ci sono stati 500.000 morti in America, l'epidemia è ancora in pieno svolgimento, milioni di persone espulse dalle attività come ristoranti, cinema, alberghi e piccolo commercio non trovano lavoro. Questo, diciamo così, è un fatto che conoscono tutti e non deve essere sottolineato dal presidente della Fed, o quantomeno, diciamo, il presidente della Fed non aggiunge nulla di nuovo al dibattito. Il punto è che per uscire da questa recessione non bastano gli stimoli, perché gli stimoli, i sussidi,
sono dei palliativi temporanei. Quello che è importante, che sarebbe importante, è mettere in piedi un piano di deregolamentazione per favorire gli investimenti privati, di trasformazione economica per eliminare le imprese e i settori che difficilmente potranno riprendersi e quindi spostare le risorse sui settori del futuro, dall'intelligenza artificiale ai big data, all'Internet of Things, alle reti ultraveloci e magari anche a qualche infrastruttura, visto che in America lo stato di autostrade, ferrovie, reti elettriche, eccetera, eccetera, è pietoso. Quindi, la ricetta di politica economica che oggi viene considerata essenziale dall'amministrazione Biden è una ricetta sbagliata che affonda le radici negli anni 70 e che ci potrebbe riportare appunto a quel fenomeno di stagflazione di cui molti hanno perso la memoria, ma il cui spettro aleggia su questo decennio. Vale lo stesso anche per i tassi di interesse reali o no? La stessa cosa, sì, vale sui tassi di interesse reali. Insomma, la gente ha accumulato obbligazioni governative, corporate, junk bond, eccetera, eccetera, facendo affidamento sull'aspettativa che l'inflazione non ripartirà mai. Ora, se questa aspettativa venisse delusa, come è probabile che a un certo punto verrà delusa, si innesca uno smottamento epocale nel mercato più liquido del mondo, che è quello dei treasuries americano, e a seguire questo mercato si trascina tutto il resto del sistema finanziario. Quindi l'inflazione, oggi come oggi, la bassa inflazione, è ciò che tiene in piedi una situazione estremamente delicata, e giocare con il fuoco dell'inflazione, così come sta facendo la Fed e come sta facendo l'amministrazione Biden, è assolutamente irresponsabile. Ecco, le chiedo un'ultimissima domanda prima di andare in pausa pubblicitaria. In questo istante, anzi pochi istanti fa, Powell ha dichiarato, dopo ovviamente una domanda dal senatore Pat Toomey, qual è il ruolo della banca centrale, in questo caso della Fed, nell'asset pricing negli Stati Uniti e se gli Stati Uniti si trovano in una bolla per quanto concerne il mercato. E Powell ha dichiarato che il ruolo della Fed è significativo per quanto concerne l'asset pricing. Allora, a questo punto ci troviamo in una bolla, sì o no? Sì, decisamente sì, ma non da ora. Ci troviamo in una bolla, basta vedere quali sono i price earning diciamo, sullo Standard & Poor's 500, quali sono i valori delle obbligazioni junk, cioè ad alto rischio, e non credo che ci possa essere qualcuno sano di mente che non sia preoccupato di valutazioni sicuramente fuori linea con i fondamentali e con l'esperienza storica. Poi c'è sempre l'analista o diciamo così, l'economista un po' originale che ci spiega che il futuro è diverso dal passato e che questa volta non abbiamo preso in considerazione questo o quell'aspetto specifico. Però quando lo stesso presidente della Fed ammette, e diciamo, non è che sia un'ammissione particolarmente sorprendente, che i corsi di borsa e i prezzi delle obbligazioni, dei titoli a reddito fisso, sono fortemente influenzati dalla politica della Fed, che tra l'altro li acquista sul mercato, e a suo tempo
asserito che avrebbe addirittura comprato ETF, cioè che sarebbe intervenuta direttamente nel mercato azionario per sostenere i corsi. Quindi, in una situazione del genere, è ovvio che c'è diciamo, una nazionalizzazione del mercato finanziario, che a un certo punto dovrà terminare. Ma come questa fine verrà messa, diciamo così, qua, questo processo di attenuazione dell'influenza della Fed nei mercati finanziari, come verrà messa in opera, non lo sa nessuno. E siccome Powell è da alcuni decenni a questa parte il presidente della Fed più prono alle influenze politiche, è chiaro che oggi i mercati sono terrorizzati dalle prospettive che questa influenza porti a una situazione simile a quella degli anni 70. Ottimo, grazie mille a Fabio Scacciavilani, economista e asset manager, grazie per il suo tempo e buon pomeriggio. Grazie a voi.